Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Il Bari si conferma vincitore allo stadio San Nicola. Poteva avere un esito diverso questa partita, ma è terminata 2-1. Appena ora tra Bari e Avellino, in prota Gallano, gli autori del gol per i biancorossi. Cresic invece l'autore del gol per la squadra avversaria. Ben ritrovati al 91esimo minuto, siamo pronti per affrontare una nuova puntata in compagnia di Salvatore Guastella. Ben ritrovato Salvatore. Grazie Barbara, buon pomeriggio a tutti. Saremo in collegamento tra pochissimo con il San Nicola, come sempre quando il Bari gioca in casa, lì per noi Cristian Siciliani, pronto a raccogliere i commenti a caldo dei protagonisti di questo match che per il primo tempo sembrava davvero una brutta partita, ma che poi ha avuto un risvolto positivo per i biancorossi. Forse la situazione si è sbloccata dopo il gol di Cresic. Ma guarda Barbara, era una partita difficile sotto tanti punti di vista, intanto per l'avversario, storicamente un avversario ostico per il Bari, perché il Bari era in emergenza, diciamolo, non sarebbe stato una scusante, però è giusto dirlo, insomma c'erano parecchie defezioni, venivamo da una prestazione, da una brutta sconfitta, mi riferisco a quella di La Spezia, e il Bari era chiamato a riscattare appunto quella brutta prestazione in una situazione non propriamente bella. Il primo tempo è stato un po' soporifero, non ci sono stati grandi emozioni se non quel grandissimo tiro di Galano che ha preso il palo dove siamo stati sfortunati. Per il resto non c'è stato praticamente davvero nulla, poca roba, però era una partita che si doveva vincere e il Bari fortunatamente, per come si era messa male, perché siamo passati in svantaggio, è riuscita a vincere. Merito secondo me del grandissimo gol, e lo dico prima che tu mi farai la domanda, di quello che si è guadagnato con quel gol la palma di migliore in campo, mi riferisco a Improta, perché ci ha permesso di rimettere in equilibrio subito la partita, se no sarebbe stata veramente dura, e quindi ci godiamo questa domenica di con questa vittoria, insomma rimettiamo un po' a posto le cose. Sesto gol, tra l'altro, per Improta, voglio dire, un ragazzo che sta dando grandi soddisfazioni alla tifoseria. Sì, ha avuto un piccolo calo proprio in quel di La Spezia, sì, come quasi tutta la squadra. Poi, per il resto, oggi l'ho visto di nuovo in palla, ha corso, è ritornato, ha speso tanto. In forma. Allora, siamo pronti per dare la linea a chi ci segue da casa. Subito dopo andremo dal nostro Italo Cinque Palmi per la classifica, ma soprattutto per i risultati di questa giornata di campionato. Allora, 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Abbiamo già un telespettatore in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Un saluto a tutte e due, a te Barbara. Comunque il Galletto lo appunti due volte al lupo di Avellino. Gli ha dato fastidio. Ebbene sì, ha beccato due volte il Galletto. Grazie per il suo intervento. Allora, spostiamoci subito da Italo Cinque Palmi per risultati e classifiche. Sì, ciao Barbara, buon pomeriggio, un saluto anche a Salvatore. Bene, il Bari è al momento, dopo questa giornata di campionato, l'ottavo posto temporaneo in classifica, ma a soli due punti dalla vetta. Quindi andiamo a leggere subito i risultati prima della classifica. Vittoria del Cittadella Pescara per 2-1, poi Bari Avellino 2-1, Cremonese Ternana 3-3, Empoli Foggia 3-1, Entella Brescia 3-0, pareggio tra Palermo e Parma 1-1, vittoria per 5-1 della Provercelli casa del Perugia, Venezia Carpi 2-0, e in attesa della partita di stasera alle 20:30 che si disputerà fra Novara e Frosinone. Questa invece è la classifica, paiate tre squadre in vetta a 14 punti, sono Empoli, Frosinone, Palermo, seguite a quota 13 da Perugia, Cittadella, Venezia e Avellino, e in fondo il Bari all'ottavo posto in classifica con 12 punti, quindi ripetiamo, due dalla vetta, una buona posizione che ha dato questa vittoria. In attesa dei commenti dei nostri telespettatori, ci sentiamo tra poco.
Grazie Italo, ovviamente vi ricordo di scriverci le vostre domande, i vostri commenti sulla pagina Facebook del TB Sport, ma continuate ovviamente a chiamarci allo 085 019998. Allora Salvatore, entriamo diciamo in clima partita, come si suol dire, perché abbiamo tanti aspetti da commentare di questo Bari, soprattutto dei giocatori che hanno praticamente tenuto la partita sulle gambe 90 minuti, o tutti, insomma, o quasi tutti, ecco. Ti ha ripeto, tardato un po' grosso sì, quel cambio. Qualche oggi. Cambio forse andava fatto qualche minuto prima, però la squadra tutto sommato stava tenendo bene. Secondo me in Prota aveva avuto un accenno di crampi 4-5 minuti prima, però ripeto, è andata bene così come è andata. Faccio i complimenti a quelli che sono stati chiamati in causa che non avevano quasi mai giocato. Mi riferisco a Morleo, mi riferisco allo stesso Cassani, che comunque si sono sacrificati, si sono fatti trovare pronti, lo stesso Petriccioli, non hanno fatto chissà che cosa di straordinario, però giocare, reggere per 90 minuti vuol dire che ti sei comportato bene, ti sei allenato bene, quindi hanno fatto una buona partita. Una difesa tra l'altro che ha ancora inedita, ma che aveva anche qualche sbavatura, ma può essere anche concessa. Potevano essere commessi errori ben più gravi oggi? Ma qualche rischio l'abbiamo corso, mi permetterai di dire un termine nuovo, situazionale. Nel primo tempo Mekai non ha fatto parte la gran parata che ha fatto nel secondo tempo, lì sì Mekai è stato molto bravo su quel colpo di testa di D'Angelo credo. Sì. Nel primo tempo però abbiamo subito un paio di situazioni molto pericolose, per fortuna nostra non sono riuscita ad impattare, perché la palla è rimasta lì a rimbalzare in un paio di circostanze a non più di 2 metri dalla riga della porta. Però ripeto, con una squadra come l'Avellino che veniva da un momento di grazia, fortunato ci stava insomma avere qualche sofferenza, anche e soprattutto in virtù del fatto che la nostra difesa oggi è veramente inedita. Però ci siamo sacrificati, siamo stati bravi, abbiamo avuto anche un po' di pazienza. Mi è piaciuta la reazione immediata dopo il gol, su iniziativa personale, non è stata un'azione chissà con quali giochi e fraseggi o geometrie, però ci sta, ce l'abbiamo in Prota in questo momento, in gran forma ce lo teniamo. Quelli è stato il momento cruciale, insomma, abbiamo reagito e poi abbiamo avuto un quarto d'ora dove, a parte il secondo gol, potevamo anche legittimare, poi con Nenè nel finale potevamo chiudere la partita, e lì a Nenè non gliela perdono questa, insomma, gli do un voto negativo per questa storia qui. Tu sei entrato, sei fresco, sei lucido, devi chiudere la partita, o fai gol o metti in condizione Sissé, che ce l'aveva a fianco, di chiudere la partita. Poteva costarci molto caro, perché se quella punizione all'ultimo minuto ha un esito nefasto per noi, quell'errore di Nenè ci saremmo mangiati le mani. Allora abbiamo una telefonata in linea, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono Dino Mazzocchito. Finalmente una vittoria e rimonta del nostro Bari, però Nenè non può sbagliare quel gol. Io penso che non si sbagliano quei gol, rischiavamo di pareggiare la partita. Se stava Guastella, che non è grande campione, diciamo, quel gol l'avrebbe fatto, Giacomini l'avrebbe fatto, tutti l'avrebbero fatto. Beh, buongiorno. Grazie. Salvatore, tu che sei un grande campione, l'avresti messo dentro. Ma io ora l'avrei messo dentro, non quando giocavo. Senti, vabbè, l'abbiamo commentato, insomma. Sì, l'ho appena finito di dire, forse lui non sentiva. E perché era concentrato sulla battuta, dai. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, diciamo che stasera ci è andata molto bene. E volevo sottolineare l'importanza di Galano in campo, che comunque gioca, fa giocare ed è sempre l'uomo più pericoloso insieme ad Improta. E poi voglio dire che bisogna scrollarsi di dosso un po' di paura, ed è questo è avvenuto nel momento in cui abbiamo beccato il gol, quindi ci siamo un pochettino liberati un po' di qualche preoccupazione, abbiamo giocato in maniera più libera con la mente e abbiamo realizzato. Andiamo avanti così, forza Bari. Grazie.
Beh, sì, Galano insomma è ritornato ad indossare la maglia da titolare oggi. Volevo far notare una cosa, scusami Barbara. Sì. Oggi c'è stato il gol, ripeto, molto bello di Improta, ma ne stava per fare un altrettanto bello il primo tempo Galano. Galano, sì. Su che situazione? Su tiri da fuori. Cioè, una delle cose che noi facciamo meno. Continuiamo a far girare palla in una maniera a volte anche stucchevole, se vogliamo, e non proviamo a tirare il tiro dalla media, ma anche dalla lunga distanza. Ma dalla media distanza ci abbiamo dei tiratori, ci abbiamo Galano quando è in campo, abbiamo visto che Improta lo può fare, in qualche circostanza secondo me un altro che può fare, anche se gioca un po' più arretrato, è lo stesso Bascia, cioè ce l'abbiamo degli stoccatori. Sì. Dalla media distanza. Proviamoci, se non troviamo la soluzione sul passaggio, se non riusciamo ad aggirare la difesa, il tiro da fuori area è una di quelle cose che si vedono ancora sempre meno, soprattutto nel Bari. Quindi inviterei a riflettere chi di dovere, a utilizzare questa possibilità quando ci sono le famose partite bloccate. Altra telefonata, pronto? Buonasera Barbara, saluto Salvatore, sono buonasera. Mauro. Buonasera. Buonasera. Oltre all'entusiasmo derivato dal risultato, io però vado un attimo controcorrente, sono molto arrabbiato, perché il Bari, se non prendeva il gol oggi, non avrebbe segnato mai. Io non capisco per quale motivo dobbiamo fare sempre questa serie di passaggi, arrivare al limite dell'area e andare sull'esterno sempre. Perché non tiriamo mai in porta? Noi dobbiamo ringraziare il vantaggio della Bellina, altrimenti in brutto, da lì non avrebbe mai calciato. Buonasera. Grazie. Salvatore, lo commentiamo tra pochissimo perché andiamo in pubblicità. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Tua da 10.900 euro solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iatigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Ed eccoci rientrati in diretta con il 91esimo minuto, tra pochissimo ci collegheremo in diretta con il San Nicola, lì per noi Cristian Siciliani, ecco, vedete la zona mista del San Nicola dove tra pochissimo arriveranno i protagonisti di questo match. Ma si chiama zona mista per quel miscuglio di per miscuglio sì, di sponsor, sì, vabbè. Sarà per quello forse, che quest'anno è stata diciamo trasferita ecco dai piani bassi invece a quelli alti. Però andiamo dal nostro Italo Cinque Palmi, vediamo se ci sono domande e curiosità dal popolo del web. Italo. Sì Barbara, il popolo del web è ovviamente felice sia per la vittoria ma più che altro per la reazione dei biancorossi dopo il gol subito. Ci sono arrivate già delle domande e dei commenti da parte loro, in particolare vado a leggere per Salvatore: non si può sbagliare il gol del 3-1 e commettere quella punizione sullo scadere dei minuti di recupero. Poi ancora Gianluca: se solo tirassero di più devono credere nelle loro potenzialità. Ma la domanda reale, quella che vorrebbe porre Francesco a Salvatore Guastella, e come hai visto questo Petriccione? Poi, prima che far rispondere Salvatore, ancora c'è Toni che dice: grande Bari, ci vuole continuità e anche qualche tiro da fuori non guasta. E poi Massimo: io farei giocare sempre questa formazione. Questi primi messaggi, sto scegliendo già gli altri, siete in tantissimi, vi ricordo sempre di scrivere sulla nostra pagina Facebook del TB Sport. Però prima di ridarti la linea Barbara, volevo invitare sempre i nostri telespettatori ad andare a leggere l'articolo che è appena uscito sulla partita, la cronaca firmata da Cristian Siciliani,
Damiani che ha scelto questo titolo. Bari che rimonta, Improte e Galano stendono l'Avellino, tifosi in delirio. Vado a leggervi soltanto il cappello dell'articolo. Un Bari tutto cuore e orgoglio, più forte delle assenze e del gol subito a metà del secondo tempo da Krešić. Una rete che avrebbe steso chiunque, non questo Bari, finalmente cattivo e determinato negli ultimi metri. Il resto potete leggerlo su telebari.it. Do di nuovo la linea a te, Barbara, e per Salvatore la domanda su Petriccione. Grazie, beh, abbiamo commentato un po', diciamo, ampiamente prima, però concentriamoci magari sul singolo. Ma guarda, Petriccione, come ho detto prima, ha fatto una buona partita, ha giocato per tutti i 90 minuti e ci ha dato qualche buona indicazione, noi da fuori, ma credo che il mister fosse già ampiamente a corrente delle sue potenzialità, che ci sono delle alternative a coloro che fino adesso sono stati chiamati dal primo minuto sempre da titolare, mi riferisco in questo caso a Bascia, quindi abbiamo il secondo giocatore per ruolo anche in quello lì delicato, qual è quello del regista di centrocampo davanti alla difesa. Quindi Petriccione si propone prepotentemente a Grosso. Per quanto riguarda tutte le altre domande, in parte avevo risposto prima, sono convinto anch'io che bisogna tirare un po' più da fuori, soprattutto quando le partite sono bloccate, bisogna crederci di più. Ci sono calciatori che hanno nelle proprie corde queste caratteristiche, le ho citati prima, quindi è inutile che mi ripeta adesso. Credo fosse Massimo, ha detto che deve giocare sempre questa formazione, sì. Evidentemente sulla spinta dell'emozione positiva della vittoria, vorrebbe rivedere questa squadra, però è stata una squadra che è combattiva, che ha saputo controbattere, non si è mai tirata indietro con una squadra che non è facile per nessuno incontrare, mi riferisco all'Avellino che ha un allenatore, come si suol dire, scafato della categoria. Che conosce molto bene molto anche bene il Bari, però non è la prima volta, insomma, che il Bari di Grosso in emergenza poi dimostri le sue qualità, questo vuol dire che la rosa e la panchina, anche che Grosso a disposizione, è una panchina importante, come poi abbiamo sottolineato diverse volte. Allora, diamo la linea a chi ci segue da casa, ancora una volta, abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Ciao Barbara, sono Marini, saluto gli ospiti. Ciao. E voglio fare un attimo, forse una telefonata a colpo al cuore. Io voglio godere della vittoria. Invito tutti i tifosi baresi veri, godiamo almeno oggi della vittoria. Non stiamo a guardare la pagliuzza nell'occhio, e quello così, e quello così. Godiamoci della vittoria, godiamo questa bella vittoria contro l'Avellino. Ne abbiamo ripresa e un applauso a tutti i calciatori che a fine partita hanno fatto gruppo, tutti quanti, e hanno risultato insieme ai tifosi. Ragazzi, rilasciamoci e tifiamo Bari. Grazie, buona giornata. Grazie. Beh, però sai bene come sono i tifosi biancorossi, no? Bisogna sempre pur cercare di migliorare quello, il migliorabile, ecco, mettiamola così, anche perché comunque c'è un'alternanza di partite fuori casa e poi in casa, e quelle fuori casa spaventano sempre un po' di più, Salvatore. Dobbiamo trovare un equilibrio fuori casa. C'eravamo quasi riusciti. Ritorno indietro di 8 giorni, cioè alla Spezia sarebbe stato un commento non esaltante anche in virtù di un pareggio e abbiamo perso. Abbiamo uno score in perfetta parità, 4 sconfitte e 4 vittorie. Ecco, dobbiamo iniziare a invertire la tendenza delle sconfitte, soprattutto fuori casa, perché in un campionato lungo qual è quello della Serie B, poi se alla fine i punti, 1, 2 punti, 3 punti sono fondamentali, sì, per l'esito di un campionato. Le partite che non si possono vincere non si devono perdere. Le grandi squadre questo mettono in pratica. Lo stesso Bascia l'ha detto, ma non doveva essere solo lui, insomma, è risaputo che per fare tanta strada, per scalare la classifica, bisogna dare continuità a risultati. Continuità a risultato e anche un pareggio fuori casa quando non puoi fare di meglio. Potrebbe essere una prova la prossima, incontriamo l'ultima in classifica. È però, sempre una prova a giocare fuori casa. Secondo me il Bari può fare molto molto di più rispetto a quello che ha fatto fino ad ora. Un paio di sconfitte sono state, diciamo, forse anche immeritate, però deve crescere sotto questo aspetto, di personalità, di voglia di imporsi anche fuori casa, di fare qualche
partita sporca e di portare a casa comunque il risultato. Ecco, in questo dobbiamo sicuramente crescere e migliorare. Altra telefonata, pronto? Ciao, buonasera, sono Vito. Ciao. Buonasera. Saluto Salvatore e te Barbara. Ciao. Niente, direi oggi contenti tutti, bella prestazione, speriamo che continuiamo su questo passo. Un'altra cosa vorrei dire, questa vittoria la dedicherei un po' alla tua figura, alla tua bellezza, una bellezza da rivivere. Grazie, troppo buoni perché hai chiamato da casa. Allora forse era te, sai, okay. Salvatore, perché può essere. Giustamente, hai ragione. Era per ridere su. E vabbè, insomma, è la felicità giustamente di questa allora, vittoria. La penultima telefonata è giusto, insomma, godiamo soprattutto oggi perché con un'avversaria abbastanza sentita, quale Avellino, tutto il suo ambiente, chiaramente la vittoria di oggi è dolcissima per tutti e quindi assaporiamola fino all'ultimo secondo. Altra telefonata, pronto? Ciao Barbara, sono Gigi da Bari, saluto il mitico Guastella. Ciao. Ciao. Allora, come strano il calcio, sabato imboccavamo tutti ci sei, oggi è stato meno incisivo, quindi come si può dire, sempre strano il calcio. Volevo fare delle domande a Salvatore. Sì. Se vede bene tra i nostri due bomber, che sono appunto Carano e Impruto, ormai è assodato, se vede bene invece una punta più di area del rigore, tipo Ardiamani stesso oppure Gans per Pescara, e mentre dietro invece, visto che a gennaio si parla appunto di un nuovo centrale forte insieme a Jombers, magari spostando, avendo più qualità, Marrone, perché Marrone è sprecato dietro, ha dei piedi buoni, secondo me deve stare più nel vivo della manovra, quindi non so, queste sono le mie per Salvatore. Grazie, ciao, grazie. Guarda, Gigi, ci dobbiamo arrivare a gennaio. Sì, bravo. Mi proietti intanto molto in là nel tempo. Io già non mi piace molto parlare di mercato, non mi piace parlare men che meno il mercato di riparazione. Però adesso siamo talmente lontani. Io direi che già, secondo me, il gruppo del Bari è completo a sufficienza per arrivare senza grossi patemi d'animo fino a gennaio. Secondo me a gennaio avrà bisogno di uno o due colpi, ma veramente che siano tali, perché gli uomini a disposizione di grosso, per quel che mi riguarda, possono tranquillamente rimanere intoccati e possono fare un gran campionato. Dobbiamo solo diventare più padroni dei nostri mezzi e più convinti delle possibilità che abbiamo. Io sono fortemente convinto di quello che sto dicendo perché il gruppo c'è numericamente e anche qualitativamente, secondo me. Per quanto riguarda il discorso di Sissé, io sono d'accordo su quello che ha detto, ma alla Spezia, la sua esclusione, dopo uno che ha fatto una doppietta, anche solo in virtù del fatto che ci aveva il morale a mille, l'avrei schierato dal primo minuto. Oggi la partita non era facile per tutti e lui non ha avuto grandissime palle giocabili, però ha lottato, secondo me si è reso utile. Poteva diventare fondamentale se Nenè trattava meglio quell'ultima palla che aveva a disposizione, sia per se stesso e soprattutto ci aveva Sissé che era lì, che doveva solo poggiarla in porta se lo vedeva in tempo. Altra telefonata, pronto? Ciao Barbara. Ciao. Saluto il bravo Salvatore. Grazie. Sono Nicola. Buonasera, ciao. Volevo dire, oggi Casani si è comportato veramente bene, ha giocato bene. Marrone, visto che rientrerà Gomber, Marrone lo possiamo mettere al posto di Bascia, che è molto lento, lentissimo, che se gioco io che ho 60 anni, può darsi che faccio ancora, che sono ancora più veloce di lui. Grazie. Finora Marrone l'ho visto da difensore, so che nelle sue caratteristiche lo ha anche fatto, è stato anche il centrale di centrocampo. Questa è una
una patata bollente che deve passare a grosso. Se trova gli equilibri con i difensori che ha a disposizione potrebbe essere una soluzione, perché no? Però per adesso Bascia, sinceramente, nonostante non è un fulmine di guerra, non mi è dispiaciuto come ha giocato davanti alla difesa finora. Sapere di avere a disposizione anche un calciatore come Marone, che può fare entrambi i ruoli, è comunque una buona opportunità. Però con Petriccione, che oggi in qualche modo ha dato un po' visibilità delle sue qualità, non credo che Grosso farà sta cosa, a meno che non siamo in un'emergenza, che non ci sarà né uno né l'altro, mi riferisco né Petriccione né Bascia. E allora, noi ci prendiamo ancora un attimo di pausa, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, siamo in attesa di tornare al San Nicola per i commenti a caldo dei protagonisti di questo match. A tra poco. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Tua da 10.900 euro solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Ed è così rientrati con il 91esimo minuto. Siamo in diretta, stiamo commentando la partita terminata da qualche minuto, l'incontro, scontro tra Bari e Avellino. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con il San Nicola. Sta per arrivare ai nostri microfoni, come potete vedere dalla zona mista, arriverà tra pochissimo mister Fabio Grosso, che in questi minuti, in questi attimi proprio in conferenza stampa. Intanto vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 0850199 98, e anzi, prima di collegarci con Italo, diamo la linea a chi ci segue da casa. Pronto? Ciao Barbara, buonasera. Ciao. Un saluto anche a Salvatore, sono Michele. Oggi contento, stracontento. Voglio parlare solo di un giocatore, non di altro, e fare un plauso da buon professionista. Cassani, criticato, non voglio fare di poca, criticato più volte anche da me, bestemmiato anche da me. Oggi è stato esemplare, professionista serio, e voglio che un po' tutti rimarchiamo la sua partita, perché per me è stato il più bravo in difesa. Ciao, cosa ne pensi? Grazie. Ma sono contento di questa missione, di questa sottolineatura. Sì, oggi poteva già andare in difficoltà, perché per colpe non sue si è dovuto beccare un'ammonizione sacrosanta, che se non firmava quell'incursione, credo di Laverone fosse, che era quasi arancione il cartellino che si è guadagnato. Poi è stato sempre in partita, ha giocato bene, ha fatto una buona partita. Finalmente Cassani non è tra gli imputati o tra quelli da assegnare per la tifoseria la palma di peggiore in campo, quindi è uno dei più positivi, sono d'accordo. Torniamo invece da Italo Cinque Palmi per conoscere le domande dal web. Italo. Apriamo e chiudiamo questo piccolo spazio con Salvatore Guastella. In che senso? Perché oggi è chiamato in causa sia nel bene che anche nel male, nel senso che lo stuzzicano un po', perché Giovanni apre dicendo grande Guastella. Poi, prima di passare all'ultimo messaggio, c'è Donato che scrive: per quanto riguarda la squadra, avanti così oggi non era facile. Poi Leo: oggi la squadra ha risposto bene con una difesa inedita. Se portiamo qualche risultato buono anche fuori casa, possiamo fare un buon campionato. Bisogna migliorare soprattutto su questo. Poi ancora Antonello: 3 punti in 2 partite, con questa media sarebbero 63 punti a fine campionato. Firmereste per questi punti, ovviamente? E poi, come dicevo prima, Antonio stuzzica leggermente Salvatore Guastella chiedendogli: sorridente il signor Guastella, oggi gli va bene Grosso? Lascio rispondere ovviamente Salvatore. Grazie Italo. Nel senso di come ha messo la squadra? Sì, nell'emergenza non credo che poteva fare tante cose strane. Io
non ce l'ho con Grosso, non ce l'ho con nessuno, a me mi stanno bene tutti sempre, però il mio compito è quello di descrivere quali sono le cose che ho visto, e con questo non vuol dire che le mie sono verità assolute, sono semplicemente mie opinioni. Lo ribadisco ancora una volta, alla Spezia non mi è piaciuta la formazione che ha schierato in campo. Guarda caso oggi, nell'uno nell'altro, mi riferisco a Brienza e mi riferisco a Floro Flores, erano in campo. Cosa che invece alla Spezia l'ho visti e l'ho sottolineato da subito, non mi sono piaciuti. Oggi ha messo in campo la miglior formazione possibile e secondo me l'ho condivisa dal primo istante. Poi risultato a parte, perché io cerco di estranearmi sempre dal dare i giudizi, diciamo da come è andato il risultato, da quello che si vede in campo, la formazione, come giocano, come si impegnano, eccetera. Poi il risultato è chiaro che è quello che conta di più, però i miei giudizi vi posso garantire che sono veramente spogliati dal risultato finale. Altra telefonata, pronto? Ciao ad entrambi, sono Pasquale. Ciao. Ciao Pasquale. Ciao, Salvatore ha fatto un disamina perfetto, sono pienamente d'accordo con lui. E siccome non tutti i mali vengono per nuocere, penso che forse abbiamo trovato anche il modulo più giusto, nel senso che se abbiamo diciamo gli elementi giusti in difesa, possiamo dobbiamo giocare in questo modo. E io vorrei sottolineare la prestazione di alcuni giocatori in particolare, al di là di un provato Galano. Cassani, che in quanto ad impegno davvero nulla da dire, è impeccabile, serio professionista. Io sono sempre un stimatore di Teo e quindi il dinamismo che lui mette in campo per me è fondamentale, per questo qualche sua piccola calo che si è visto nei turni scorsi sicuramente si può sicuramente soprassedere, non possiamo fare a meno di lui. E poi finalmente abbiamo quel centrocampo dinamico, perché a fianco a Busellato Petriccione ha fatto un'ottima prestazione secondo me. L'unico aspetto negativo, se non avessimo raddrizzato la partita con quell'invenzione di Improta, avremmo forse detto che è una squadra che non riesce a verticalizzare, cioè nel senso che quello che manca al Bari non sono i gol degli attaccanti che stanno arrivando dagli esterni, ma mancano le verticalizzazioni, cioè le giocate del centravanti che deve fare i movimenti giusti per mettere in condizione la squadra di evitare quel giro palla orizzontale e avere quella verticalizzazione, quella profondità. Pasquale, io scusa ti interrompo, ti do ragione, ma quello lì, l'unico che c'ha nelle corde queste qui, abbiamo visto che è Nenè. E poi, fin quando Nenè lo tieni fuori, gli altri non c'hanno queste caratteristiche di fare in modo di allungare la squadra, di fare da boa per gli inserimenti degli altri. Purtroppo fino adesso è così. E sono d'accordo con te, però ci vogliono le caratteristiche, non è Sissé, non è Floro Flores, l'unico che abbiamo che può fare quel ruolo che tu stai dicendo è Nenè, che però in questo momento è tenuto fuori, ma perché ha deciso il mister di giocare in un altro modo. Con questo non voglio dire che sto caldeggiando l'utilizzo di Nenè sempre, però le caratteristiche secondo me ce l'ha lui per far fare questo tipo di gioco alla squadra. E allora abbiamo risposto, diciamo, sì, in parte per il resto al sono d'accordo. Teglio è un momento di flessione per quanto riguarda, cioè, analizzandoli singolarmente le giocate, poi il dinamismo non manca mai, l'impegno non manca mai, però sta avvenendo un po' meno in qualche giocata, sta sbagliando qualche appoggio, qualche dribbling, però insomma, per l'impegno assolutamente sempre tra i primi sugli scudi, perché non si risparmia mai neanche di un metro. Qualcosa si muove in sala stampa. No, ma il mio intervento su Pasquale era perché stavo vedendo la telecamera che cercava, forse vedevo no, il mister. No, aspettiamo ancora, il mister non c'è traccia al momento, un po' in ritardo oggi. Però ho visto gli addetti stampa che erano lì a organizzare e dare disposizione. Però rispetto agli altri giorni, insomma un po' in ritardo. Se lo stanno ritardo. Tenendo un po' di più in sala stampa, forse per la conferenza. Aspettiamo insomma che arrivi Grosso ai nostri microfoni, come vi ho detto... Come vi ho anticipato anche prima, intanto ricordo il numero per intervenire in diretta 0850199 98. Vediamo se intanto schiererà la stessa difesa di oggi con il rientro degli assenti di questa giornata, Salvatore. Ma non lo so, ripeto, adesso godiamoci questa vittoria e poi aspettiamo, come intanto nella speranza che rientrano tutti assolutamente integri a posto, mi riferisco a Ghiomber, mi riferisco a Capradossi, avere a disposizione tutti per poter scegliere in serenità è un vantaggio. Oggi eravamo in emergenza e conforta quello che ho detto prima, cioè che tutti quelli che sono stati chiamati
si sono fatti trovare pronti. E allora, segno di andiamo subito al San Nicola, sì. Ti interrompo, Salvatore. Ci sono. Mister, le chiedo subito quanto... Spigolosa, sicuramente molto tattica. Episodi o anche la determinazione di un bar che nel secondo tempo ha spinto di più. Ma credo che oggi abbiamo meritato di vincere. Abbiamo fatto la partita dall'inizio alla fine, abbiamo creato le occasioni, siamo stati puniti, credo, una delle prime sortite degli avversari e poi con grande carattere abbiamo reagito e portato a casa, ripeto, una vittoria molto meritata. Se mi chiedo quanto pesa questa vittoria in un momento complicato con la sua squadra che era anche andata in svantaggio. Ma questa era una partita difficile, lo sapevate, io lo sapevo anche, affrontavamo un avversario di livello, e fisicamente ci davano tanti centimetri, le strutture erano diverse, quindi sulle palline attive abbiamo sofferto, però credo che nel gioco abbiamo fatto quello che sappiamo fare, abbiamo tenuto gli avversari nella propria metà campo, abbiamo creato delle occasioni nel primo tempo e poi abbiamo avuto una reazione veemente dopo lo svantaggio, meritando questa vittoria. Ma oggi era importante fare una grande partita, sapevamo che la nostra gente ci teneva tanto a questa gara, ma noi vogliamo fare delle grandi partite sempre. In questo inizio di stagione spesso abbiamo meritato anche cose diverse da quelle che abbiamo ottenuto, ma sono convinto che nel tempo verremo ricompensati, insomma, e abbinando le prestazioni che stiamo facendo saremo in grado di ottenere dei punti sia in casa che fuori. Ma oggi sono contentissimo di tutto il gruppo, abbiamo dimostrato di avere delle doti umane importanti che vengono prima per me di quelle che sono le doti calcistiche e loro che non erano stati utilizzati mai in questo inizio di stagione e anche Jacopo Petriccione hanno risposto presente in un momento difficile e questo sicuramente c'è da rendergli onore. Mister, poco convinto dell'episodio del rigore. Ne chiarirete meglio con loro perché noi siamo molto convinti sia di questo che di quelli passati. Mister, abbiamo notato che non hai guardato il rigore di Galano, paradossale per lei che ha calciato il rigore, forse un po' più importante. Ma mi sono girato, ho voluto provare a sentire il boato del pubblico, a cui oggi faccio tantissimi complimenti perché non mi capita sovente di farlo e quindi non lo faccio perché va fatto, ma abbiamo un pubblico importante. E come ho detto in settimana noi ci sentiamo in debito con loro perché vogliamo fare sempre il massimo, al di là dei risultati che otteniamo dobbiamo essere bravi a fare le prestazioni che abbiamo fatto oggi mettendo carattere e orgoglio in campo dall'inizio alla fine. Vogliamo spendere una parola per il Prota? Ma è stato bravissimo come tutti i suoi compagni, quindi a fare i complimenti a lui ci penserete voi. L'emozione di Grosso l'abbiamo vista anche a fine partita quando ha abbracciato tutto lo staff e andato dai ragazzi a complimentarsi. Ma l'ho fatto sempre, anche nelle altre partite, l'ho fatto anche quando abbiamo perso, perché quando andiamo in campo mettendo tutto quello che abbiamo, purtroppo non possiamo rimproverarci niente, possiamo sicuramente migliorare, dobbiamo migliorare e vogliamo farlo, però l'obiettivo è quello di andare in campo senza regalare secondi e minuti agli avversari, perché solo in questo modo si può andare avanti. Grazie a tutti. Grazie. E queste le parole di Fabio Grosso, commentiamole subito insieme, Salvatore, insomma rimane sempre sulle sue, non si sbilancia mai, molto equilibrato, sì, diciamo, no? Molto equilibrato, ormai credo che il cliché di Grosso sarà questo per tutto l'anno, con poco appeal per quanto riguarda insomma, il lavoro dei giornalisti, non darà mai colpa ad effetto, grossi titoli, bisogna leggere tra le righe, tra le parole. Ha fatto una piccola divagazione quando ha voluto citare Petriccione, perché ha detto, ricordiamo anche lui, assieme a Cassani e gli altri che non vengono, che non sono stati utilizzati dall'inizio. L'unica divagazione che oggi ha fatto nelle sue dichiarazioni, che sono diciamo quasi standard, perché sin dal primo istante lui ha deciso che, e sono convinto che è giusto, giustissimo così, che va comunque sempre portato avanti il gruppo e lo staff, quindi è quello che sta continuando a fare, e sono d'accordo con lui in questo senso. Fare complimenti a uno sporadicamente ci può anche stare, ma lui
si limita a dire che devono fare gli altri, i tifosi, i giornalisti, ma lui è per il gruppo ed è giusto così. O quantomeno li farà nello spogliatoio. Quello intanto torniamo al San Nicola, c'è sì, Marrone. C'è Marrone, vai. Nel frattempo... Sì Luca, possiamo definire la vittoria del gruppo e del carattere soprattutto. Sì, penso di sì, perché abbiamo dimostrato anche, nonostante che siamo andati sotto di un gol, che lo spirito di questa squadra è quello di restare sempre uniti, compatti, noi con i nostri tifosi, e siamo molto contenti di come sia arrivata questa vittoria. La tua miglior partita da quando sei a Bari, sei d'accordo? Ma io penso di aver trovato adesso un equilibrio, quindi voglio continuare su queste prestazioni. E quando arrivano i tre punti sicuramente i giudizi cambiano un po', però io penso a lavorare come i miei compagni e viviamo per giornate come queste. Quanto può contare per il Bari aver vinto una rimonta come voi che avete fatto solo, diciamo così, mezze rimonte nelle altre partite? Quanto può contare moralmente per questo? Moralmente conta tantissimo, perché abbiamo dimostrato che questo gruppo è un gruppo importante, che nonostante le difficoltà che possono arrivare non si disunisce, e quindi penso che oggi la vittoria più importante sia questa, la compattezza di squadra tra quelli che hanno giocato, quelli che sono entrati e quelli che sono rimasti in panchina. Come ti spieghi il differente rendimento tra fuori casa e fuori casa? Ma forse fuori casa ci manca quel pizzico di cattiveria, di non lo so, di essere un po' più spregiudicati, e ecco, dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto. In casa forse ci vengono le cose un po' più facili, dobbiamo farle diventare facili anche fuori. Cosa vi siete detti prima di questa partita, prima di scendere in campo? Con quale animo siete scesi in campo? Sapevamo che questa era una partita importante per noi, ma anche per i nostri tifosi, perché è una partita molto sentita. Noi volevamo riscattarci subito dopo la sconfitta di La Spezia e niente... Sappiamo che le vittorie e le sconfitte provengono solo da noi e dalle nostre prestazioni. Oggi abbiamo fatto una grossa partita, tutti, abbiamo dato tutti forse anche un pizzico in più e siamo contenti di questi tre punti. Oggi li abbiamo sentiti molto i nostri tifosi, ci hanno accompagnati per tutta la partita, quindi questa vittoria è anche per loro. Grazie. Soprattutto per loro, insomma, c'è da dirlo, no? I tifosi biancorossi non fanno mai mancare il loro affetto. Allora, potrebbe arrivare ai nostri microfoni intanto Walter Novellino, il mister dell'Avellino. Attendiamo buone nuove dal San Nicola. Intanto diamo la linea a chi ci segue da casa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Niente, vorrei dire una cosa a Salvatore. La prima cosa che vorrei dire, con Bascià, mi rivolgo a quel signore che ha chiamato prima, con Bascià il gioco si rallenta a centrocampo, non la devi la passa, la devi girare, o la devi passare dietro. Invece abbiamo visto che questo ragazzo qua, centrocampista, che aveva la palla e la tirava sotto avanti. Si è visto un altro gioco diverso, e chi rimporta di lei a 6 ti rimporta. Grazie a quella traversa, quei due fuorigiochi che la padà che non erano i fuorigiochi. Insomma, abbiamo visto un gioco tutto diverso. Grazie. Salva. Sì, Petriccione, come ho detto prima, si è prepotentemente proposto come alternativa. Quindi adesso Grosso ne ha presa visione, coscienza, l'ha visto che si è comportato benissimo in una partita, una freccia in più nella faretra da voler utilizzare, dipende dall'avversario che si va a incontrare, però io adesso, non perché per dare addosso agli assenti eccetera e la partita oggi il risultato siano, ma Bascià a me non mi è dispiaciuto tantissimo con questo inizio di campionato, anzi tutt'altro. Sì, non fa della velocità fisica la sua arma migliore, però in quanto a giocate mi è sembrato abbastanza positivo per questo inizio di campionato. Non ci hanno supportato i risultati come oggi, che certamente un po' di influenza sui giudizi la danno. Ma io Bascià
quest'anno, il Bascia di quest'anno mi sembra certamente più positivo del Bascia che è finito il campionato l'anno scorso. Altra telefonata, pronto? Buonasera. 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 Volevo dire qualcosa a proposito di Cassano, l'hanno detto tutti, abbiamo fatto una buona partita, vediamo noi. E quello che noi, che non riusciamo a tirare in porta, non abbiamo sbocchi, cioè possibile Salvatore che non c'è nessuno che riesca ad entrare in aria dalla destra, dalla sinistra, sì, in Prota e Galano, però anche Teio sembra che si blocchi a un certo momento e non provi a puntare mai l'uomo. Non è nelle caratteristiche di Teglio saltare l'uomo con dribbling e puntare, lo può fare secondo me un po' più facilmente attraverso un'incursione e una sponda che, come ho detto a uno telespettatore ha chiamato prima, non può essere Sissé, ma quelle caratteristiche ce l'ha Nenè, e infatti con Nenè in campo spesso e volentieri abbiamo visto molte più incursioni dei nostri centrocampisti e degli esterni. È un modo diverso di giocare quando c'è l'uno e quando c'è l'altro, e sarà probabilmente ancora diverso quando spero di rivedere Floro Flores in condizioni decenti. Quindi noi abbiamo due o tre alternative, possibilità per quanto riguarda i nostri attaccanti, il gioco di davanti d'attacco, che dobbiamo sfruttare al meglio prima possibile. Altra telefonata, pronto? Ciao Barbara, buonasera. Ciao. A te, a Salvatore, Michele. Ciao, buonasera. Senti, sì, volevo, sono andato a rivedermi un po' la classifica dello scorso anno, l'ottava giornata. Praticamente tra l'ultima e la prima c'erano ben 17 punti. Quest'anno ce ne sono appena 7. Questo dimostra, insomma, che molto probabilmente, o almeno fino ad ora, stiamo assistendo a un campionato molto equilibrato e speriamo che nessuna squadra prenda il largo. Lo stesso Palermo stiamo vedendo che, insomma, sta un po' soffrendo, quindi anche noi che pure abbiamo fatto 4 sconfitte siamo lì, siamo appena in zona playoff a 2 punti dalla vetta. Vabbè, questa è una nota statistica. Sì, in attacco infatti volevo ribadire quanto detto, perché noi siamo poco efficaci, come dire, centralmente, soprattutto il fatto di giocare sempre con gli esterni invertiti come si usa a fare adesso, quindi con Galano che si accentra e se la mette sul sinistro, in Proto uguale dall'altra parte, praticamente il centravanti in mezzo, non dico che è inutile, ma quasi, cioè viene sfruttato poco, quindi o dovremmo sfruttare di più l'inserimento delle mezze ali, il Teglio, il Busellato della situazione, perché noi ci ritroviamo con 4 centravanti e però hanno fatto 2 gol in 4 appena, cioè si sa. Grazie. Però ripeto, ok, ciao, grazie. Grazie, grazie. Sì, capisco, insomma, il succo alla fine è che non arriviamo sul fondo, non mettiamo traversoni, cross tali da poter essere utilizzati e sfruttati dai nostri centravanti. Però personalmente io dico che tra un po' le cose cambieranno, insomma. Se vanno in condizioni tutti, io credo che possiamo sfruttare sia l'una che l'altra soluzione. Quindi accentrare gli esterni al tiro oppure farli arrivare sul fondo e crossare. Oggi l'abbiamo fatto poco, soprattutto ci avevamo di fronte una difesa molto, nonostante si sé fisicamente non è un mingherlino, lì in mezzo sembrava uno normale, perché fisicamente l'Avellino sono veramente forti, messi bene, di stazza importante, quindi non era facile, anche se avessimo utilizzato l'opzione di cross dal fondo avremmo avuto poche possibilità rispetto a una difesa forte fisicamente come quella dell'Avellino. Magari in altre circostanze probabilmente possiamo sfruttarla meglio. In attesa di tornare al San Nicola diamo la linea ancora a chi ci segue da casa. Pronto? Buonasera, sono Daniele, un saluto a Salvatore. Ciao, buonasera. Mi sono appena collegato, quindi non so se è stato appunto detto, parlato di una cosa. Correggetemi se sbaglio, ma il guardalinea della parte della Est, credo che sia una donna, con tutto il rispetto delle pari opportunità, però in certe partite non si possono mettere certe guardalinee, perché insomma ne ha fatte degli errori. Che cosa ne pensate? Grazie. Grazie. Beh, spero che non si attribuiscano gli errori al fatto, diciamo, al genere, ecco, non al fatto che sia una donna. Non so se sia una donna o meno, però gli errori si fanno da l'una e dall'altra parte. Bene ricordarlo questo. Non ho letto e non ho visto i nomi degli assistenti.
Sì, mi è stato detto che da un nostro collaboratore, anzi da Italo, lo dico insomma, che c'è stato qualche, gli è stato attribuito qualche errore di troppo, però io non ne ho visti così di clamoroso, forse almeno è... vista da qui da studio sì, non ho visto. Però tanto. Molti feedback negativi in questo senso, sì. Da chi era al San Nicola. Chi era fisicamente a San Nicola, sì. Sì, sì, allora tra pochissimo avremo Walter Novellino. Beh, sul fatto Walter che non Novellino. Sia errore di genere, lo do per scontato. Beh, mi auguro, spero sì, che, non mi sia, auguro, sì. Che non sia per quello. Quello, me lo auguro vivamente. Intanto bisogna subito pensare alla trasferta, anzi alle prossime partite, perché al di là poi della giornata regolare, che è quella di sabato, poi ci saranno anticipi e ci sarà anche un turno infrasettimanale, quindi diciamo che la squadra deve essere in forma ci sarà al 100%. Un naturale turnover probabilmente, sì. lo immagino, insomma, intanto però pensiamo una partita per volta, è giusto che tu ti proietti a questa... questo trittico. Immagino di, lo stiano di facendo anche loro. Diciamo, però dal punto pensiamo di vista una partita, di un avversario atletica. E una partita per volta e cerchiamo di migliorare, soprattutto in quella che è la prossima, che sarà una trasferta. Questo credo che sarà l'obiettivo primario di grosso e di tutto lo staff e di tutti i componenti della rosa, perché dobbiamo assolutamente invertire la rotta negativa che abbiamo fuori casa. Altra telefonata, pronto? Pronto, Barbara. Ciao, buonasera. Buonasera. Tengo a precisare una cosa, una bellissima partita del Bari. Complimenti a Mattia Tassani e Archimedeo. Meno bravo Nenè, errore sbagliato l'ultimo. Vorrei sapere, scusate, se io dal punto di vista volevo Iacolà a questo punto della partita. Secondo voi sarebbe stato messo giusto? Grazie. Ci poteva stare a un certo punto per come era spinto in avanti l'Avellino e un po' inevitabilmente un po' provato sulle gambe, quella non poteva spaccare la partita, cioè poteva far accadere quello che si è procurato Nenè in una circostanza, poteva accadere forse dico qualche volta in più, però per me la squadra si è ben comportata, insomma ha fatto quello che doveva fare, errore a parte quello di Nenè, ma perché per la sua esperienza e da lui in una circostanza del genere doveva essere chiusa la partita, ma era è giusto per non rimarcare, sottolineare, semplicemente per descrivere quello che era la situazione in quel momento, la partita in quel caso si deve chiudere. Perché l'ho detto in fase di commento iniziale, se quella punizione all'ultimo minuto, anche lì un fallo secondo me evitabile, e sto cercando il pelo nell'uovo e non per godermela, solo per descrivere la situazione, poteva essere fatale. Quindi in questo dobbiamo crescere, dobbiamo diventare più furbi, dobbiamo diventare più cinici e evitare questi falli pericolosissimi dal limite dell'area e soprattutto sfruttare quelle occasioni che ci consentono di chiudere le partite. Lì, se cresciamo sotto questo aspetto, ci sarà da divertirsi. E speriamo di divertirci. Un'altra telefonata, pronto? Ciao Barbara, saluto Salvatore, ciao. Sono Gianni da Iapigia. Ciao, buonasera. A Salvatore vorrei fare una domanda tecnica. Speriamo che possa risponderti. Sicuramente sì. Sulle punizioni noi rischiamo maledettamente. Quindi mi stai parlando di punizioni contro? Sì, vai. Sì. Come mai Grosso, che è stato un grande difensore, non riesce a piazzare, a far capire bene i difensori come debbono piazzarsi sugli attaccanti? Grazie. Allora, grazie. Tanto per cominciare, perché oggi fisicamente quelli dell'Avellino erano tanti e grossi, ed erano tanti numericamente, perché a un certo punto oggi ho visto una cosa che sono rimasto un po' in una punizione, ho visto Busellato su Castaldo a Busellato gli dà 25 centimetri, ma tutti gli altri non è che erano su altri, è che vari Marrone ed altri erano a marcare altri marcantoni di 1,90 m, e quindi... noi non abbiamo una difesa molto molto fisica, mancando Gionberg non è che ce ne abbiamo tanti che superano il 1,90 m o 1,85 m, quindi abbiamo una difesa sotto questo aspetto che un po' rende dei centimetri agli avversari.
quando è una questione fisica di madre natura non è che puoi fare grandi cose, devi cercare di limitare quanto più possibile i danni, è uno di questi, per farlo è una delle buone occasioni quella di non creare situazioni di falli dal limite che sono molto pericolose. Allora, colleghiamoci per l'ultima volta con Italo Cinque Palmi, ultime domande e considerazioni dal web. Sì, Barbara, eccoci. Allora, prima di dare le ultime due domande per il nostro Salvatore, sono proprio indirizzate a lui, io chiedo alla regia di andare sul mio desktop perché ci sono arrivate appunto delle immagini che testimoniano quella che è la risposta dei tifosi alla squadra come vicinanza, nonostante qualche risultato non proprio positivo nelle passate giornate, quindi una curva molto piena come si può vedere. Qui invece abbiamo i tifosi dell'Avellino, il settore quasi completamente pieno e poi ancora un'ultima fotografia durante l'inno del Bari proprio a inizio gara con fumogeni, coriandoli, l'immancabile carta igienica. Bene, detto questo torniamo a essere un po' seri e abbiamo due domande per Salvatore. Prima il commento di Diego che dice speriamo di poter gioire anche alle prossime partite, non ci dobbiamo entusiasmare troppo per una vittoria. Poi le due domande, Giuseppe scrive Salvatore secondo te questo modulo potrebbe creare problemi alla resistenza dei calciatori con il passare delle giornate di campionato? E poi ancora Paolo, Salvatore, Mikai poteva essere più reattivo sul gol? Vi lascio rispondere in tutta tranquillità e ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi ancora una volta per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Parto dall'ultima, mi sembra di no perché era troppo vicino dentro l'area Krišić nell'occasione del gol, quindi non credo che oggi Mikagli si possa addossare minimamente qualche responsabilità se non tessere gli elogi su quel colpo, su quella parata, sul colpo di testa di D'Angelo. Per quanto riguarda il modulo, no, non credo quando che possa essere particolarmente dispendioso. Quel modulo diventa dispendioso se la squadra non è corta e compatta. Uh-huh. Allora sì, c'è gente che si stravolge di corsa e altri un po' meno. Se si è corti, sufficientemente corti, credo che è un modulo che può essere tranquillamente sopportato dalla squadra. Quindi, va bene, allora io direi che ci siamo detti tutto, purtroppo niente Walter Novellino dal San Nicola, impegnato. Vuoi che ti faccio Walter Novellino? La mia squadra non meritava di perdere, quel rigore mi è sembrato eccessivo. Devi migliorare un po' la voce ti magari. Sintetizzo Novellino. Il pensiero di Novellino, Novellino sì. Pensiero. Allora siamo ai saluti, ovviamente grazie a Salvatore Guastella per aver affrontato sempre questa puntata insieme a noi, ci ritroviamo sabato, certo. Sabato si gioca alle 15, subito dopo Pro Vercelli Bari. Io ringrazio per attenzione, la regia. Attenzione, Provercelli che ha fatto un esploit oggi clamoroso in quel esatto. Di Perugia, quindi occhio. Vediamo un po', sì, infatti, occhio. Io ringrazio per la regia di Telebari, Federico Semplici, Alessandra Di Lalla e Massimo Quercia per la regia esterna, per la regia di Telebari invece Paolo Gentile. Grazie a Italo Cinque Palmi. Radio Bari, che ho detto, Telebari di nuovo. Telebari di nuovo e Radio Bari Paolo Gentile. Grazie anche a Cristian Siciliani dallo stadio San Nicola, grazie soprattutto a voi per averci seguito. Buona serata a tutti. Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari.